Il Chieti coglie il primo successo del 2024 battendo per 2-1 uno stoico Vasto Girardi. Fall, gol e assist per Mercuri. Iaccullo, una rete di rara fattezza a dare speranza agli altomolisani, ma con tanta sofferenza alla fine la spuntano i neroverdi. Calcio d'inizio per gli ospiti che si rendono subito pericolosi. Ceccuzzi dalla bandierina pesca al bacio Fili. Antignani, reattivo, salva i suoi. A dare il primo momento degno di nota per i locali ci pensano i sostenitori neroverdi, che entrano al 20esimo sottolineando tutto il loro dissenso per la stagione non certo conforme alle aspettative. Ancora il Vasto Girardi in avanti. Ramos penetra come un coltello nel burro nel cuore dell'area teatina. Super Antignani, para una sorta di rigore in movimento. Il primo tiro in porta del Chieti arriva al 35esimo. Salvatore sgraffigna un pallone sulla tre quarti e serve Gaie. Comodo, Servalli blocca. L'episodio che può finalmente mettere in discesa la gara per gli abruzzesi arriva al 40esimo. Mercuri svicola in aria e viene atterrato ingenuamente dal classe 2005 Anzalone. Dal dischetto fall glaciale fredda a Servalli e dedica il gol a Masavud, operato in settimana alla rotula. Con le immagini di Francesco Ricucci ci immergiamo nella ripresa con subito un colpo di scena. Fall di fisico ruba il pallone a Capitan Ruggeri. Cioccolatino per Mercuri che bacia il palo e insacca facendo esplodere lo stadio Angelini. Neanche il tempo di esultare che Iaccullo prende la mira e cecchina Antignani realizzando un gol di rara fattura. Da lì in poi il match si addormenta con il Chieti che amministra e il Vasto Girardi che pecca di sangue freddo ed esperienza nei momenti catartici. Nel primo dei 6 minuti di recupero ci prova Ceccuzzi, ma il suo tentativo trova Antignani bravo in due tempi a bloccare il pallone. Dopo 7 infiniti minuti di recupero il Chieti coglie il primo successo del 2024, fondamentale per allontanarsi dalla zona più calda della classifica. Al Vasto Girardi è mancata la giusta freddezza nei momenti più importanti del match.